risulta che Amio sia storicamente un buon pagatore, sia solvente, e quindi mi sorprende che ci sia dalle banche che non abbiamo un livello di contrattazione così significativo con gli istituti bancari. O come mai non abbiamo preso in considerazione l'ipotesi di sforare il patto di stabilità per coprire in qualche modo questo manco?